Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Te lo do io il dungeon. Io sono sempre Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage. Riprendo in mano la rubrica dei quiz più difficili e in questo video andrò ad analizzare i tre quiz più difficili del mese di febbraio 2024. Ma dove si trovano i quiz del canale di Te lo do io il dungeon? Si trovano nella sezione community del mio canale YouTube. E come si fa a partecipare? È facilissimo, basta andare all'interno della sezione community dove ci sono tutti i post e vedrete che la maggior parte di questi sono dei quiz. I quiz hanno tutti quanti un testo e solitamente due o tre risposte. Tra le risposte che potete scegliere ce n'è sempre una di corretta, una di assolutamente sbagliata e una che potrebbe essere una mezza via, messa lì proprio per farvi fare confusione. Ci sono delle regole da seguire? No, assolutamente. Potete rispondere di getto, che è quello che farei io, oppure potete andare a consultare il manuale, oppure potete anche fare qualche ricerca sul web. Scegliete voi come volete rispondere a questi quiz. Tanto indovinate, non si vince nulla. Ma posso vedere chi risponde a questi quiz e quindi vedere chi risponde in maniera errata? No, non posso assolutamente. Questi quiz sono assolutamente anonimi, quindi voi sapete la risposta che avete dato, ma io assolutamente no. Vedo semplicemente il numero totale di persone che hanno accettato di rispondere al quiz e poi vedo le percentuali, basta. Sempre che voi sotto nei commenti non scriviate "mannaggia, ho sbagliato la risposta", io non so assolutamente se avete indovinato oppure non avete indovinato. Ma bando alle ciance, allora vediamo i quiz più difficili di febbraio 2024. Video! Tra i quiz più difficili di febbraio, quello che si è posizionato al terzo posto è il quiz numero 113. Ora vado a leggervelo. Un mago che sta mantenendo la concentrazione sull'incantesimo Occhio Arcano lancia anche l'incantesimo Allarme. Mantiene Occhio Arcano? Le possibili risposte a questo quiz erano tre. La prima, sì, poiché Allarme non richiede concentrazione. La seconda risposta, solo se lancia Allarme come rituale. La terza risposta, no, perde la concentrazione su Occhio Arcano. Hanno risposto correttamente a questo quiz il 60% delle persone che hanno partecipato, di queste 95 risposte. La risposta corretta, infatti, è la terza. No, perde la concentrazione su Occhio Arcano. Andiamo pertanto a vedere le motivazioni per cui è corretta la terza risposta. Occhio Arcano è un incantesimo che troviamo nel manuale del giocatore e sappiamo che è un incantesimo che richiede la concentrazione. Allarme invece è un incantesimo che troviamo nel manuale del giocatore a pagina 211. È un incantesimo che si può lanciare anche come rituale, ma è un incantesimo che non richiede concentrazione. E sappiamo anche che è un bel incantesimo in quanto ha durata fino a 8 ore. Ora andiamo a vedere però le motivazioni per cui se lancio Allarme mentre sono concentrato su Occhio Arcano, perdo Occhio Arcano. Allora, la soluzione, ragazzi, sta nel tempo di lancio dell'incantesimo Allarme, ovvero sia un minuto. Facciamo un salto nel manuale, nel capitolo 10, magia, e andiamo a pagina 202, dove troviamo il paragrafo tempi di lancio superiori. Per lanciare certi incantesimi è necessario più tempo, minuti o addirittura ore. Nel nostro caso Allarme è un incantesimo che richiede un minuto e se lo lanciamo come rituale molto di più. Quando un personaggio lancia un incantesimo con un tempo di lancio superiore ad una singola azione o reazione, deve spendere la sua azione di ogni turno per lanciare l'incantesimo e fin qua va tutto bene e deve, attenzione, mantenere la concentrazione mentre lo fa. Pertanto, per lanciare l'incantesimo Allarme, non solo l'incantatore deve usare la sua azione ad ogni turno,
ma deve anche mantenere la concentrazione. E noi sappiamo per regolamento che la concentrazione la tieni soltanto per un incantesimo, per una cosa o per l'altra. Quindi se mentre sono concentrato su Occhio Arcano lancio un incantesimo con tempo di lancio superiore ad un'azione, ad esempio come allarme, perdo la concentrazione su Occhio Arcano poiché inizio ad utilizzarla per l'incantesimo allarme. Quindi la soluzione corretta appunto infatti era la terza. Quindi hanno risposto correttamente il 60% dei giocatori che hanno partecipato a questo quiz. Il quiz più difficile di febbraio che si è posizionato al secondo posto è il quiz numero 111. È un quiz sull'azione impetuosa e il lancio degli incantesimi. Attenzione quindi. Un guerriero chierico che ha usato l'azione bonus per lanciare l'incantesimo arma spirituale, nello stesso turno con l'azione lancia il trucchetto Fiamma Sacra. A questo punto, può usare l'azione impetuosa per lanciare un incantesimo aggiuntivo di primo livello superiore? Vado pertanto ad esaminare gli incantesimi citati. Partiamo da Arma Spirituale. Arma Spirituale è un incantesimo che trovate nel manuale del giocatore a pagina 215 ed è un incantesimo di secondo livello e che richiede un'azione bonus per essere lanciato. Ora attenzione, qui dovrebbe scattare un campanello d'allarme. Infatti, a pagina 202, dove c'è il paragrafo tempo di lancio all'interno del capitolo 10 magia, si parla appositamente, specificatamente degli incantesimi lanciati con l'azione bonus. Perché questo? Perché naturalmente uno dice: se lancio l'incantesimo con l'azione bonus, poi con l'azione di lanciare incantesimo ne posso lanciare un altro. Vediamo che cosa dice la regola. Un incantesimo lanciato con un'azione bonus è particolarmente rapido. Un personaggio deve usare un'azione bonus nel proprio turno per lanciare l'incantesimo, purché non abbia già effettuato un'azione bonus in quel turno, naturalmente, non è che hai due azioni bonus, ne è solo una. Inoltre, non potrà lanciare nessun altro incantesimo durante quello stesso turno, ad eccezione di un trucchetto che abbia un tempo di lancio di un'azione. Quindi, quando lancio arma spirituale nel mio turno, al massimo posso lanciare un altro trucchetto. Non è che posso con l'azione lanciare, che ne so, guardiani spirituali. Quindi la prima parte della domanda è corretta, quindi il chierico cosa fa? Lancia arma spirituale e nello stesso turno, usando la sua azione di lancio incantesimo, lancia un trucchetto. Questo è permesso, il trucchetto è Fiamma Sacra. Tuttavia il nostro personaggio è un biclasse, guerriero chierico e dispone dell'azione impetuosa, quindi vuol dire che ha almeno due livelli da chierico. Quindi con azione impetuosa lui dispone di una nuova azione e quindi questa nuova azione la può utilizzare per lanciare un incantesimo aggiuntivo di primo livello superiore? Questa domanda non l'ho fatta a caso. Infatti, a volte si utilizza il biclasse mago guerriero di secondo livello o chierico guerriero di secondo livello o druido guerriero di secondo livello, poiché grazie all'azione impetuosa quel personaggio potrebbe lanciare due incantesimi utilizzando due volte l'action, due volte l'azione di lancio incantesimo. Tuttavia, qui ricadiamo nel caso che se in quel turno ho usato l'azione bonus per lanciare l'incantesimo, un incantesimo come arma spirituale o qualche altro, nello stesso turno io posso lanciare solamente un trucchetto. Quindi con l'azione impetuosa, ragazzi, io non posso lanciare un incantesimo aggiuntivo di primo livello o superiore. Ce lo conferma anche Geremia con un suo tweet, ragazzi. Quindi esattamente, quindi se voi avete fatto un bel multiclasse per poter sfruttare, che ne so, azione impetuosa per lanciare due incantesimi in un turno, sappiate che se in quel turno avete lanciato già un incantesimo con l'azione bonus, non potrete farlo, o meglio, comunque sarete fortemente limitati. Ed eccoci finalmente a svelare la domanda più difficile del mese di febbraio, è il quiz numero 114. Attenzione alla domanda. Un ladro della sottoclasse Furfante con il privilegio Mani Veloci può con l'azione bonus attivare un oggetto magico?
Ora andiamo a vedere cosa fa il ladro furfante con il privilegio Mani Veloci. Mani Veloci è un privilegio del ladro che troviamo a pagina 79, ovviamente ladro della sottoclasse furfante. Ora vediamo cosa dice. A partire dal terzo livello, un ladro può usare l'azione bonus conferitagli da azione scaltra per effettuare una prova di destrezza, rapidità di mano, usare i propri arnesi da scasso per disattivare una trappola o scassinare una serratura o effettuare un'azione di usare un oggetto. Ora vediamo le possibili risposte a questo quesito. Ora la prima risposta è secca, no, senza nessuna spiegazione. La seconda risposta è solo se un oggetto magico consumabile, quindi ad esempio che ne so, una pozione, una pergamena e qualcos'altro. La terza risposta invece è sì, quindi secca, sì, sempre, quindi vuol dire. La risposta corretta a questa domanda, ragazzi, è la prima, cioè no. E hanno risposto correttamente il 44% dei giocatori che hanno accettato di rispondere a questo quiz. Andiamo a vedere pertanto come mai con il privilegio Mani Veloci, che mi dà la possibilità di usare l'azione bonus per usare un oggetto, non posso invece attivare un oggetto magico. Allora ragazzi, questa cosa qui era davvero difficile da sapere per un normale giocatore, infatti la spiegazione di questo divieto sta nel manuale del Dungeon Master a pagina 141, dove si specifica che alcuni oggetti magici si possono attivare con un'azione e che non può essere usato il privilegio Mani Veloci per farlo, quindi è proprio scritto nero su bianco. Quando si devono utilizzare degli oggetti magici, quindi quando si attivano gli oggetti magici con un'azione, non può essere usato il privilegio Mani Veloci per farlo. È un giocatore normale, come poteva saperlo? È in effetti un giocatore normale che non possiede il manuale del Dungeon Master. Se il suo Dungeon Master non gliel'ha detto, naturalmente non poteva esserne a conoscenza. Ma quindi esiste anche un'azione che si chiama attivare un oggetto magico? Sì ragazzi, esiste un'azione che si chiama attivare un oggetto magico, la quale però stranamente non è descritta nel manuale del giocatore, ma è descritta invece nel manuale del Dungeon Master. Inoltre la potete trovare anche nello schermo del Dungeon Master, in cui c'è l'elenco delle azioni in combattimento e tra queste c'è usare un oggetto e anche usare un oggetto magico, quindi è proprio specificata come un'azione aggiuntiva, che però è un segreto, il giocatore non sa che esiste e sa solamente il Dungeon Master che esiste, e solo il Dungeon Master, se ha letto pagina 141 della guida del Dungeon Master, sa che usare un oggetto, o meglio Mani Veloci, non può essere utilizzato per attivare un oggetto magico, perché Mani Veloci vi dà la possibilità invece di usare un oggetto e non di attivare un oggetto magico. Che casino ragazzi, vero? Ed eccoci qui alla conclusione, spero di essere stato breve, di non essermi dilungato troppo nelle spiegazioni. Allora, qualcuno di voi si potrebbe chiedere, ma che genere di Dungeon Master sei, oppure che genere di giocatore sei? Lorenzo, sei il classico avvocato delle regole, l'inflessibile giocatore o Dungeon Master che nel caso sbagli qualcosa è subito lì pronto a farti osservazione? Allora, come Dungeon Master a me piace tantissimo fare le partite dimostrative, le demo, per chi non sa giocare a D&D o magari ci ha giocato una volta e vuole riprendere in mano il gioco. Quindi inevitabilmente mi so adattare ai giocatori, spiego loro le regole e chiudo anche qualche occhio, a volte anche tutti e due. Invece come giocatore a volte tendo sì di essere un po' l'avvocato delle regole, però cerco anche di adattarmi al Dungeon Master, nel senso che avere un giocatore che rompe sempre le palle sul regolamento potrebbe rompere il ritmo e rendere anche spiacevole la giocata. Quindi su certe cose, se vedo che il Dungeon Master magari non ha capito, mi chiede una mano, gli do una mano, altrimenti chiudo anche quei casi lì un occhio e anche l'altro e non rompo le palle più di tanto, va bene? Poi magari glielo faccio presente alla fine della partita quando siamo a bocce ferme. Sì, mi comporto così ragazzi perché tempo fa mi è capitato di fare la classica figuraccia, ero convintissimo di una cosa, siamo andati a vedere sul manuale ed avevo torto.
Quindi ragazzi, se anche voi al vostro tavolo siete degli avvocati delle regole e tendete di essere dei rompipalle, insomma, mettetevi anche dalla parte del Dungeon Master, cercate di fare ambedue le esperienze sia del giocatore sia del Dungeon Master e cercate magari di essere qualche volta un po' flessibili, va bene? Non muore nessuno se qualche volta magari il Dungeon Master si prende la libertà di adattare il regolamento come vuole. Invece torniamo a noi. Allora, come avete visto, ho superato i 1000 iscritti, naturalmente vi ringrazio tantissimo. Prossimamente partirò con la campagna abbonamenti e ciò mi permetterà naturalmente di fare sempre meglio questi video, avere magari un po' di tecnologie in più che mi permette naturalmente di essere sempre più performante. Certamente cercherò, sto ancora studiando cosa fare, e cercherò però, vi dico, di non perdere la mia genuinità di Dungeon Master Vintage né di Veneto Polentone, sì, perché se mi ascoltate nonostante il mio forte accento magari è perché siete più interessati ai miei contenuti che non all'aspetto, va bene? Oppure alle luci giuste qui attorno a me. Comunque non so se avete visto qui, eccolo qui, ho preso un nuovo manuale, Bigby, la gloria dei giganti, e prossimamente vi farò anche la recensione. Per ora sono positivamente colpito. Pertanto ragazzi è tutto, vi saluto, ciao, al prossimo video, ciao ciao, ciao ciao, buona estate a tutti, ciao!